Reinventare l'istruzione. Learning World, in associazione con WISE, un'iniziativa di Qatar Foundation. Investire nelle risorse umane è l'obiettivo centrale delle strategie economiche di alcuni paesi del Golfo. L'istruzione viene vista come un must per sviluppare un'economia basata sulla conoscenza. Questa settimana in Learning World abbiamo dato uno sguardo ad alcuni programmi di istruzione e di informazione ad Abu Dhabi, in Qatar e in Bahrain. Entrare in un'università di elite vuol sempre dire andare all'estero. Ad Abu Dhabi il consiglio scolastico sa che le università locali ricoprono posizioni molto basse nelle classifiche internazionali ed è per questo che si sta cercando di importare il meglio da altre università del mondo. Proviamo a fare un esempio. Per centinaia d'anni l'Università Sorbona di Parigi è stata una destinazione da sogno, ma dal 2009 ha aperto una sede anche negli Emirati Arabi Uniti, ad Abu Dhabi. Voluta dal governo degli Emirati, questa università rientra in un piano strategico nazionale che mira a far raggiungere all'istruzione superiore standard internazionali. C'è il desiderio di formare un'elite locale che possa rimpiazzare in posti di responsabilità gli stranieri che al momento ricoprono simili ruoli. La nostra università, come tutte le altre, ha il compito di formare questa élite. E noi la formiamo alla francese, in un modo diverso. Nell'ambito di uno sviluppo economico, gli emiri vorrebbero creare qui una vera piattaforma per il Medio Oriente, per l'accesso all'insegnamento internazionale. Per cui si tratta di un'operazione anche economica. Questa classe di emiratensi che vuole finanziare un'università francofona in un paese largamente dominato da un'istruzione anglofona ha incoraggiato la Sorbona a ricalcare la medesima esperienza fatta in Francia. Gli stessi curricula, una laurea francese e insegnanti che giungono appositamente da Parigi per dare corsi intensivi. Dobbiamo insegnare a un pubblico che non è esattamente lo stesso che abbiamo in Francia, ed è questa la sfida. Significa che dobbiamo trovare modi per relazionarci con ciò che la gente qui vuole sentirsi dire. E c'è un'altra sfida di cui la gente non parla, ed è la nostra sfida in Francia. Il sistema di istruzione francese non è cambiato di molto, e queste nuove esperienze all'estero ci portano un nuovo sapere, nuova linfa. La Sorbona ad Abu Dhabi non offre solo i propri famosi corsi di laurea in scienze umanistiche, sociali e in legge, ha anche messo a punto un master in storia dell'arte e museologia per rispondere al desiderio degli Emirati di diventare un hub culturale. Inoltre ha anche realizzato partnership con istituzioni locali come l'Università di Khalifa. Gli insegnanti, l'esperienza, il curriculum e il sistema di insegnamento sono di gran lunga più professionali e competenti rispetto a quelli di altre università di questo paese. 700 studenti di 65 diverse nazionalità studiano in questo campus, una multiculturalità che è il riflesso di una società locale in cui gli stranieri sono numerosissimi. Anche altre facoltà di università straniere sono molto note in Qatar. Il paese si è dato l'ambizioso obiettivo di diventare leader mondiale nella ricerca scientifica. Con l'investimento del 2,8% del PIL è una delle prime 5 nazioni al mondo che spendono di più nella ricerca. Nel Qatar il 2,8% del prodotto interno lordo va alla ricerca scientifica. Il paese sta facendo tutto il possibile per stimolare ricerche e competenze scientifiche in modo da sviluppare la propria economia indipendentemente dalla prima risorsa naturale, gli idrocarburi. Impegnare il 2,8% delle entrate del governo significa essenzialmente aspirare a entrare a far parte delle prime 5 nazioni in termini di investimenti nella ricerca. Il Qatar è decisamente interessato a essere il leader della regione e anche a essere un partner degli altri paesi della regione. Ma penso sia giusto dire che la nostra ambizione è quella di diventare leader mondiale in alcune aree su cui intendiamo concentrarci. Il paese vuole costruire le infrastrutture necessarie per fornire alle future generazioni un ecosistema di ricerca completo. E per questo obiettivo si è affidato a competenze straniere e ha sviluppato programmi come Qatar Science. Questa cittadella dell'istruzione di Qatar Foundation serve da hub per diverse università.
Parte della nostra missione in Qatar non è solo fare ottima scienza, ma anche fare in modo che le generazioni future siano in grado di realizzare ottimi esperimenti scientifici. La formazione critica deve diventare una componente essenziale. Per questo il nostro programma è strutturato come una sorta di training che va a coprire l'intero spettro di quel che facciamo. La biomedica è un'altra delle 5 priorità nazionali. Le restanti sono energia e ambiente, tecnologia informatica e arti, scienze sociali e umane e studi islamici. Wadaha ha lavorato a lungo sui problemi legati alla salute. Il diabete è molto diffuso nei paesi del Golfo e sensibilizzare le persone sembra essere molto difficile. La difficoltà è stata spiegare alle persone nella loro lingua, nella lingua di tutti i giorni, cosa sono i geni, quali sono gli obiettivi della ricerca e i caratteri ereditari e come la ricerca può aiutare i diabetici. Studenti di nazionalità diverse possono beneficiare anch'essi di un sistema di borse di studio per continuare gli studi post laurea all'estero. Unica condizione, devono tornare a lavorare in Qatar. L'istruzione è essenziale per sviluppare le competenze necessarie sul posto di lavoro. In Bahrain molte organizzazioni forniscono ai giovani la formazione di cui necessitano per competere in un mondo aziendale pieno di espatriati. Vediamo uno di questi progetti. Mohamed, un giovane del Bahrain, ha completato la sua formazione come meccanico d'auto, qualcosa di non molto familiare in altre parti del Golfo, dove esistono pregiudizi culturali e a simili professioni non è attribuito valore. Qui sono gli espatriati a rimpiazzare gente del luogo, gli stipendi alti colmano il divario. Ora gli abitanti del Bahrain vengono incoraggiati a diversificare le proprie scelte. Mi sono avvicinato al lavoro con le auto sin da quando ero ragazzino, a 12 anni, perché vedevo i miei zii fare questa professione. Volevo sviluppare questo lavoro e ho cominciato a cercare un programma di formazione a cui iscrivermi per diventare più qualificato, certificato e con esperienza sul campo. Così mi sono iscritto all'Istituto Nazionale per la Formazione Industriale, mi hanno offerto il programma e mi hanno trovato un lavoro. Mohamed è uno dei tanti ragazzi che si sono iscritti a TAMKEN, abilitazione, un progetto statale che mira a fornire strumenti a quegli abitanti del Bahrain che vogliono contribuire allo sviluppo economico del regno da qui al 2030. Obiettivo? La diversificazione dell'economia e lo sviluppo delle competenze lavorative di cui il mercato ha bisogno. In Bahrain stiamo seguendo una strategia per accrescere il valore delle professioni e dei lavori e per migliorare le condizioni di lavoro. Tutti questi elementi permetteranno agli abitanti del Bahrain di penetrare nel mercato più facilmente. Il focus delle riforme è fornire opportunità diverse per fare in modo che le persone possano competere non solo a livello locale, ma anche internazionale. TAMKEN ha sviluppato 150 programmi di qualificazione in partnership con aziende straniere. I suoi programmi non solo mirano a sviluppare le capacità umane, ma incoraggiano l'impresa e costruiscono un ponte con il settore privato. Quasi il 50% dei programmi di formazione di TAMKEN sono frequentati da ragazze e i salari delle donne nel settore pubblico superano quelli degli uomini. Molte delle istituzioni finanziarie che operano in Bahrain richiedono un grandissimo numero di persone qualificate. Ci sono enormi divari nel paese, per cui abbiamo deciso di identificare questi divari insieme alle posizioni disponibili sul mercato del lavoro. Abbiamo progettato questi programmi di formazione per un motivo: reclutare cittadini del Bahrain e formarli. E molti di loro ora hanno trovato lavoro o lo stanno cercando attivamente. Solo nel 2012 più della metà di coloro che hanno beneficiato di uno dei programmi di TAMKEN hanno trovato lavoro. Per questa settimana è tutto, fateci avere le vostre impressioni sulla riforma dell'istruzione nei paesi del Golfo. Arrivederci da Learning World, alla prossima settimana. See you again next week. Learning World, in associazione con WISE, un'iniziativa di Qatar Foundation.